La provincia di Salerno promuove sempre di più i territori del Cilento e lo fa con la cultura. Questa mattina l'Info Point, un'iniziativa fondamentale per la promozione turistica di questo territorio, senatore Fasano. Ce l'auguriamo perché riteniamo che sia una iniziativa intelligente, a costi ridottissimi, che viene incontro ad esigenze diffuse della nostra provincia di conoscere meglio la propria storia, le proprie radici, i propri monumenti. Non sempre i salernitani conoscono bene la loro provincia e quindi l'amministrazione ha pensato di affidare ad un'associazione specializzata il compito di promuovere, almeno per il segmento del parco, i prodotti locali, le meraviglie paesaggistiche e i percorsi enogastronomici, cioè un mix importante per cominciare. Presidente Troiano, il Cilento si valorizza ancora di più questa mattina con la nascita dell'InfoPoint. Cilento scende a Salerno, nella città di Salerno. Beh, questa nasce da lontano questa collaborazione nell'ambito della mostra archeologica a Pestum che facemmo con il presidente Cirilli, firmammo un protocollo d'intesa proprio per attivare una serie di iniziative, di impegni tra la provincia di Salerno e l'ente Parco Nazionale Cilento e Valle di Diano. Sono passati diversi mesi, abbiamo fatto tantissime cose, diverse poi sono state le cose che abbiamo fatto con quasi tutti gli assessorati della provincia di Salerno e stamattina inauguriamo questo centro visita perché era importante per la promozione di un territorio così bello avere un punto di riferimento sia per i cittadini di Salerno ma soprattutto per i tanti turisti che vengono a visitare questa meravigliosa città, dare loro la possibilità di avere un luogo dove poter informarsi sulle attività che il parco fa, ma anche sulle cose che ci sono da vedere in questo meraviglioso territorio che è il Parco Nazionale Cilento e Valle di Diano. Voglio solo ricordare che adesso con i suoi 80 comuni, con i suoi 181.000 ettari a terra, con i suoi 9.000 ettari a mare, delle due aree marine protette di recente istituzione da parte del ministro Prestigiacomo, a dimostrazione dell'attenzione che il governo ha su questa parte del territorio nazionale, il territorio del parco rappresenta la gran parte della provincia sud di Salerno, quindi era doveroso, opportuno, significativo instaurare questa collaborazione con la provincia. Presidente, però comunque tante iniziative, ma resta la piaga dell'abusivismo. C'è questo fenomeno, ma io voglio ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri, ma soprattutto il Corpo Forestale dello Stato, perché riusciamo comunque a scoprirli e a denunciare questo fenomeno.